Buonasera a tutti. Io mi riallaccio alle ultime parole che ha detto Giulia. Sì, forse questo edificio non è mai stato abbandonato, è rimasto nell'immaginario, nella memoria dei modenesi come uno degli edifici più importanti per la storia che questo edificio rappresenta, per la storia che costantemente ci ha raccontato da 60 anni a questa parte. E forse anche se vogliamo ragionare sul futuro di questo edificio non possiamo prescindere anche dalla sua dimensione fisica, dalla sua presenza fisica. Quindi forse un punto fermo in mezzo a tutte le proposte che si stanno facendo in queste settimane per il recupero dell'edificio forse è la salvaguardia, la tutela dell'edificio stesso e immaginare a partire da lì un lavoro all'interno di questo edificio. Forse avrei voluto concludere con questo, ma lo dico subito, tanto per sgombrare il campo da equivoci. Il lavoro di Officina Emilia, giustamente diceva Margherita Russo all'inizio, nasce dalla volontà di tutelare e raccontando quelli che sono i documenti architettonici residui di questa fascia ferroviaria. E che cosa c'è meglio di questo edificio, nel senso che è uno dei pochi, anzi, diciamo, è l'ultimo edificio superstite integralmente conservato di quella che era questa fascia ferroviaria. Questo io credo debba essere il punto di partenza di ogni ipotesi, di ogni idea sul futuro. Negli anni Ottanta a Modena si è lavorato molto sull'idea della tutela del centro storico e sul recupero di quelli che venivano chiamati negli anni Ottanta contenitori della città. Forse questo atteggiamento, questa attenzione nei confronti, questa idea di tutela nei confronti di alcuni edifici va portata oltre i confini del centro storico e utilizzata anche nel caso di alcune testimonianze architettoniche che non sono secondarie. Perché se noi possiamo partire con le immagini, se noi cominciamo a osservare le dimensioni di questo edificio, ci accorgiamo che questo edificio ha il valore di un vero e proprio monumento per la parte nord della città. È un edificio che, se guardiamo questa foto aerea scattata da un bombardiere americano nel 1944, l'edificio delle fonderie si trova tutto sulla destra, l'edificio si trovava al margine orientale della città, la città sostanzialmente finiva con le fonderie. Come si nota molto bene anche in questa carta storica che è di appena un anno precedente, c'erano poche ulteriori propaggini oltre le fonderie, però le fonderie si manifestano già allora nel loro ruolo di edificio in qualche modo monumentale, fuori scala rispetto al vicino contesto. E in effetti uno dei maggiori problemi nella costruzione architettonica di questo edificio fu il disegno del fronte su Viale Ciro Menotti, su cui ci fu un intenso dibattito tra la proprietà della società, tra Adolfo Orsi e in particolare l'amministratore della società, che era l'ingegner Giacomazzi, che se non ricordo male era il genero di Orsi. Il dibattito fu proprio come rapportare l'edificio nei confronti della città, come rapportare questo grande volume fuori scala con il fronte vicino. Se poi ci avviciniamo invece all'oggi, vediamo come l'edificio delle fonderie, che prima era su un confine, oggi si trova invece completamente immerso nella città. Adesso c'è un ingrandimento, perché come diceva Giulia giustamente prima, la città ha subito una notevole espansione, soprattutto di tipo residenziale, verso nord. Quindi lì la città finiva, ma oggi invece la città è assolutamente ormai consolidata in questa parte. Però l'edificio mantiene tuttora un ruolo di grande manufatto fuori scala, grande monumento, una sorta di, cioè quello che per un centro storico è una cattedrale, in fondo possiamo dire, forzando un po', ma non troppo, è le fonderie per il quartiere Crocetta. Un fatto che è stato ulteriormente accentuato dalle demolizioni subite, come vedete nel confronto tra queste due foto aeree, a sinistra è la situazione al 98, pochi mesi prima delle demolizioni, si vede come
ci fosse in questa zona un tessuto molto fitto, molto denso, molto articolato di spazi della produzione. Oggi abbiamo due vuoti impressionanti, parzialmente, che cominciano a essere trasformati, ma vengono trasformati diciamo con una completa indifferenza rispetto a quello che c'era prima. È un vero peccato, come diceva Margherita Russo prima, che i progetti che su quest'area si stanno attuando e si sono studiati nel corso di un decennio hanno utilizzato questi terreni come se questi terreni non avessero una storia da raccontare, non avessero una storia con cui confrontarsi. Cosa che forse da questo possiamo forse imparare qualcosa, nel senso che di fronte all'ultimo edificio superstite forse possiamo ragionare in un altro modo, forse con più calma, forse anche imparare da quello che non è stato fatto in modo corretto. Comunque si nota in questa immagine, ancora una volta, questa dimensione monumentale dell'edificio che è fortemente accentuata dalla sua composizione. Si tratta di una composizione fortemente simmetrica che in qualche modo tradisce una contraddizione di questo tipo di architettura industriale, nel senso che nel corso del Novecento l'architettura industriale ha svolto un ruolo molto importante nel rinnovamento del linguaggio architettonico, nella trasformazione del linguaggio architettonico da linguaggio classicista in stile Beaux-Arts a un linguaggio molto più scarno, essenziale, che mira a un incontro molto attento tra quella che si dice l'incontro tra forma e funzione. Alcuni grandi esempi, come quelli che vediamo in queste due immagini, come la fabbrica di turbine a Berlino o la fabbrica Fagus di Gropius, mostrano proprio come la fabbrica sia uno dei campi di prova degli architetti nel corso del Novecento. E in fondo così sono state anche le fabbriche e gli spazi industriali o gli spazi tecnici anche nella nostra città. Se vogliamo, senza avere questi esempi straordinari come Behrens o come Gropius, ma se noi guardiamo alla forza espressiva di un intervento come il serbatoio dell'acqua che sta accanto alle fonderie e al rapporto che si crea tra questa torre dell'acqua e la facciata molto essenziale delle fonderie, notiamo la forza innovativa e il carattere in qualche modo dirompente di questo tipo di architettura rispetto al fronte urbano che abbiamo di fronte. Vediamo un'architettura ancora molto disegnata, che risente di un gusto decorativo molto forte. Qui vediamo quello che vi accennava Giulia prima, cioè questo carattere unitario, molto omogeneo che si era venuto a creare tra le acciaierie che sono sulla destra, si vedono appena appena, la Maserati e sullo sfondo le fonderie. Ecco, vedete il rapporto tra l'edilizia preesistente, di tipo residenziale, e questo nuovo oggetto che si cala sulla città in questo punto. Ed è interessante la vicenda, come accennavo prima, del disegno di questa facciata, perché il progetto originario venne presentato a firma del geometra Giuseppe Scianti nel 1936, negli ultimi mesi del 1936. E pochi mesi dopo l'amministrazione podestarile criticò e spinse al mittente il progetto dicendo che bisognava fare qualcosa per migliorare questa facciata. E la risposta fu dello stesso Giacomazzi che scrisse: faremo il possibile onde migliorare la parte architettonica del fabbricato. E in effetti questa facciata rispetto ai prospetti abituali degli edifici industriali modenesi, comunque degli edifici industriali in generale, mostra proprio la volontà di costruire comunque un rapporto con la città, quindi di non portare su strada gli spazi della lavorazione, ma di costruire un fronte che risente di un rinnovamento del linguaggio architettonico, ma al tempo stesso è una composizione molto timida nell'affacciarsi al linguaggio razionalista, perché mantiene una sorta di portale gigante all'entrata, un ordine gigante che sottolinea questo portale e due ali laterali che vengono composti in maniera
assolutamente simmetrica. Ecco, questo è il famoso prospetto che poi verrà realizzato e che è la risposta dell'amministrazione delle fonderie alle richieste dell'amministrazione municipale. La cosa curiosa è che viene firmato il progetto dallo stesso Giacomazzi, che addirittura in questo disegno si firma come architetto Giacomazzi. Ecco, come dicevo prima, questo edificio però non è isolato nel paesaggio architettonico modenese, ma risente di altre opere che erano realizzate negli stessi anni. In particolare, da sinistra potete notare come quel lungo prospetto, quella finestra orizzontale che si trova sulle ali laterali delle fonderie, era già stata utilizzata pochi anni prima, nel 1935, in un edificio che è stato recentemente ristrutturato, che era la sede del gruppo rionale 26 settembre, un'opera di Mario Guerzoni del 1935. Così come lo stesso motivo si ritrova nell'opera prima di Mario Pucci, personaggio che aveva un grosso ruolo nel dopoguerra, che è l'autore, per chi non lo sapesse, di quel bellissimo Mercato Bestiame di cui rimane un frammento qua vicino. E ancora una volta vediamo come ci sia un prospetto in cui si cerca di avvicinare l'idea di una finestra orizzontale e di uscire dall'idea delle grandi finestrature. Ma ancora un dettaglio molto piccolo che si nota entrando dentro le fonderie è l'uso di finestre circolari che si trovano sotto il portale d'entrata e nel cortile interno, che ritroviamo in un edificio che qui è datato 1941, ma una datazione un po' incerta, opera di Enrico Balugani. Quindi un linguaggio più ricercato, più raffinato di quello che veniva usato negli stessi anni, per esempio nelle vicine acciaierie e ferriere. Queste sono immagini di qualcosa che non esiste più, un po' come le officine Rizzi che vedevamo prima. A sinistra è la facciata che dava un tempo sulla linea ferroviaria, in alto a destra la facciata su Viale Ciro Menotti e una vista dell'interno. Ecco, l'edificio delle fonderie ha, oltre ai suoi caratteri architettonici, ha avuto un grosso impatto anche sulla documentazione visiva di Modena in quegli anni, nel senso che una sequenza del documentario che Carlo Rizzani girò pochi mesi prima del filmato che abbiamo visto prima, un documentario che Rizzani girò nel 1949 su richiesta dell'amministrazione comunale, proprio una lunga sequenza dedicata a questa parte della Modena industriale, quindi una presa, c'è cioè proprio una sorta di piano sequenza che tiene insieme le acciaierie ferriere, la Maserati e sullo sfondo le fonderie e naturalmente questa torre d'acqua sempre molto presente. Ma l'immagine delle fonderie è anche molto presente in un bellissimo affresco che purtroppo è stato distrutto, che si trovava nella Casa del Popolo di Vignola, realizzato nel 1950 da Aldo Borgonzoni. Questo affresco è l'ultimo di una serie di episodi che raccontano la dittatura fascista, raccontano la guerra di liberazione e l'eccidio delle fonderie diventa proprio l'ultimo episodio del racconto di una lotta popolare. E ancora una volta vediamo la torre d'acqua e l'edificio delle fonderie come segno, come sfondo, come presenza costante di questa storia. Ecco, qui vedete queste sono planimetrie tratte dal rilievo che ha elaborato l'azienda USL di Modena. Ecco, forse una cosa che possiamo aggiungere nel racconto di questa storia è che nella prima fase del programma di recupero della fascia ferroviaria, questo edificio che era stato già acquistato dall'amministrazione comunale, era stato di fatto ceduto in un accordo all'USL che aveva elaborato un progetto di
ristrutturazione dell'edificio e di concentrazione in questo edificio di tutte le proprie attività che sono sparse oggi nella città. È un progetto che prevedeva alcune addizioni verso est, ma sostanzialmente lavorava con l'idea della conservazione dell'involucro dell'edificio. Diciamo che questi sono i grandi vuoti che oggi stanno accanto alle fonderie. E questo è l'edificio oggi. Vedete, la lunga finestra, quasi finestra nastro che c'è al piano superiore. Questo ordine, l'ordine gigante del portale d'entrata. Vedete come questa finestra nastro in realtà sia molto lavorata, ci siano questi arretramenti, questi incassi nella facciata che danno movimento a questo segno orizzontale. E questo è il grande cortile centrale, che è uno degli aspetti più interessanti di questo edificio, perché difficilmente si trova in un edificio industriale di queste dimensioni un cortile che abbia queste stesse dimensioni. Tenete presente che le dimensioni sono circa 26 per 60 metri, ovvero sono dimensioni comparabili a una piazza di medie dimensioni di un centro storico. Cioè, Piazza 20 Settembre o Piazza Mazzini, per intenderci, non sono molto più grandi di questo spazio. Quindi, il valore di questo spazio come potenziale luogo pubblico all'interno del quartiere Crocetta è un valore fortissimo, che non può essere, io credo, dimenticato nell'immaginare il futuro di questo edificio. Alcuni dettagli, vedete, alcuni dettagli delle capriate in cemento armato e si vedono sulla destra, ecco, quelle finestre circolari che sono quasi un gesto decorativo, che la finestra circolare è un motivo navale che veniva molto usato molto nell'architettura degli anni 30. Ed ecco alcune immagini degli spazi interni, che sono spazi, come spesso accade in questi spazi industriali vuoti e privati dei macchinari, delle funzioni originali, spazi di grandissima suggestione, che, nei confronti dei quali un progetto di architettura non può che confrontarsi. Io penso, per esempio, a interventi come ci sono stati a Modena di recupero, per esempio, del Foro Boario o, se vogliamo, della Fondazione San Carlo, in cui si è riusciti a lavorare dentro spazi preesistenti e in qualche modo a preservare qualcosa del fascino e dell'espressività dell'edificio che c'era, pur lavorando su un'idea nuova, su un'innovazione, quindi non una conservazione fine a se stessa, ma comunque un lavoro sul futuro. Grazie.